cominciamo oggi a fare questa foto che voi vedete, la seconda della serie, e praticamente passiamo al disegno con la terra rossa e lo facciamo con la tinta. Se prendete tutti questa foto qui, così te la vedi, ecco, vedete come ci sono tantissime linee che sono solo segnate con dei puntini, per esempio la linea del naso, vedete? Non so, ad esempio anche la linea che gira attorno all'iride, oppure la demarcazione della linea del volto della Madonna da questa parte. Perché è così? Perché intanto questo modello qua rotto è stato restaurato così come lo vediamo noi soltanto nel 1919. Prima aveva delle ore di pintura sopra e poi dopo aveva una rizza, quindi era una Madonna riconoscibile. Se riesco a trovare un modello ve lo faccio vedere, non ci crederete che era la Madonna di Mario. Quando l'hanno restaurata hanno trovato diversi livelli di pintura, quindi sono riusciti ad andare a livello originale solo con il bambino, a livello del 1195. Qui verso il 1395, cioè era la pintura del XIV secolo. Allora, essendoci tutte queste fasi di corruzione, per quando si rifà il modello, bisogna ricostruirlo, e quando non si è sicuri di una linea bisogna mettere dei puntini per vedere che più o meno effettivamente la linea lì. Questo è il primo motivo dei puntini che trovo. Secondo motivo è che alcune linee, vedete quella del naso per esempio, parate già adesso a guardare il modello, vedete come è estremamente sfumata, cioè non c'è una linea vera e propria, ma c'è un accenno di linea marrone, poi dopo attraverso degli sfumati sempre più verso il colore rosso, che dopo si fonde dentro il colore quel giallo della lineggiatura, lì più o meno c'è una linea ombreggiata, niente di più niente di meno. Per cui per questo quando troviamo delle cose di questo tipo, invece noi mettiamo soltanto dei puntini, perché non vogliamo delle linee forti, ma solo delle indicazioni. Non so se questo discorso vi possa aiutare pure meno, ma mi sembrava giusto fare. Andando ancora avanti, questo sarà il lavoro che facciamo questa mattina, questo 5.4.2. Queste numerazioni seguono il libro del segno di Giona, non so se voi avete, se voi guardate queste cose seguono proprio il manuale che ho fatto e anche il filmato, quindi vedete, se voi volete vedere il filmato 5.2, andate a vedere lì dove è detto. Ecco, qui vedete che ci sono tutte le zone di ombreggiatura. Come vi dicevo, questo modello è costruito anche sulle ombre, ci lavoreremo tanto. Chi se la sente lavora già direttamente sulla tavoletta, cosa che vi consiglio, quindi la terra rossa è molto limitata, abbiamo qua l'acqua su. Chi non se la sente prende una fotocopia e lavora con le matite rosse. Ecco, dopo faremo invece il fondo e le ombreggiature. E alla fine la vediamo. Queste 5 foto qua direi sono più o meno il lavoro di cui dovremmo lavorare oggi.